A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buon pomeriggio a tutti da Milano, sono Alberto Pesci, professore dell'Università Milano Bicocca e dirigo la pneumologia dell'ospedale San Gerardo di Monza. Martina Bonifazi mi ha affidato un titolo molto intrigante per fare questa lezione parlando di un overlap o di una fibrosi triggerata come può essere la HP cronica. È una lezione piuttosto difficile nel suo sviluppo, ho cercato di renderla più chiara possibile anche per poter avere interazione. Ricordo a tutti che poi potrete mettere domande nella scheda che avete a fianco del vostro monitor e poi a ognuno sarà data una risposta successivamente. Inizierò parlandovi cosa sono le polmonite di ipersensibilità, come si fa la diagnostica, qual è la diagnostica differenziale e poi arriverò nella parte finale della lezione su quello che è l'overlap tra fibrosi polmonare e polmonite di ipersensibilità cronica. Le polmonite di ipersensibilità sono pneumopatie infiltrative diffuse e secondarie a un'esposizione ripetuta, continuativa, a materiale organico o sostanze chimiche a basso peso molecolare, cui i pazienti nel tempo si sensibilizzano. Il primo a descrivere aspetti clinici di questa malattia è stato un italiano molto famoso, Bernardino Daramazzini, gloria modenese e poi padovana, che in sue due opere omnia del 1700 aveva praticamente descritto tutte le patologie professionali che esistono, in particolare quelle respiratorie, dando delle descrizioni veramente che prevengono tutto quello che noi abbiamo imparato nei secoli successivi. Quindi onore e merito a questo italiano così importante. L'epidemiologia dell'HP è largamente sconosciuta. Si dice che circa il 18-30% a seconda dei centri di tutte le malattie interstiziali siano polmoniti di ipersensibilità. La loro incidenza varia a seconda delle zone da 0,3 a 0,9 per 100.000 e vedete che la prevalenza a seconda delle singole patologie va da 0,4-0,02% fino al 20%, quindi una grande variabilità. Perché questo? Perché sono molto importanti i fattori ambientali, in particolare la geografia e il clima. Se voi pensate, tutte le polmonite di ipersensibilità scatenate da actinomiceti, quindi da muffe, e chiaramente sono molto più frequenti nelle zone fredde e umide. L'Emilia Romagna, dove io ho lavorato per tanti anni, è una zona dove le polmonite di ipersensibilità in ambiente agricolo sono molto frequenti, così come il Basso Veneto, così come la Francia del Nord o l'Inghilterra del Sud. Quindi questo è un dato molto importante che ci fa capire come non si possono avere dei dati di prevalenza o di incidenza molto precisi. Molto importanti sono anche le condizioni di lavoro. Vedremo che ci sono molte malattie da polmonite e ipersensibilità legate all'ambiente di lavoro e chiaramente all'inalazione di sostanze antigeniche. Sembra esserci un'associazione inversa tra fumo di sigarette e sviluppo della polmonite e dell'ipersensibilità, legata al fatto che forse il fumo ridurrebbe la risposta macrofagica agli antigeni inalati, quindi riducendo la possibilità di sviluppare questa malattia che è mediata da anticorpi prodotti contro l'antigene, ma è chiaro che quando un paziente è anche fumatore e si ammala di polmonite e ipersensibilità, chiaramente la sua gravità è molto maggiore rispetto al non fumatore. Del tutto recentemente è stato fatto un tentativo di inquadramento. Fino a qualche anno fa noi parlavamo di forme acute, subacute e croniche. Probabilmente per semplificare, per rendere tutto più facile la comprensione, al giorno d'oggi si parla di forme acute quando l'esordio della malattia è sotto i 6 mesi. Sono patologie fondamentalmente reversibili. La loro caratteristica clinica principale è che il paziente manifesta sintomi o segni clinici dopo 4-6 ore dell'aver inalato la sostanza antigenica responsabile, quindi una reazione semiritardata. E a livello radiologico, all'attacco, il quadro predominante è un vetro smerigliato, in genere con dei noduli sfumati centro-lobulare. Quella di cui noi oggi parleremo è la forma cronica, che come vedete, temporaneamente è una malattia che ormai è presente da moltissimi mesi, che ha un forte rischio di progressione, e che è a livello radiologico dominata dalla presenza di fibrosi polmonare. Quindi noi focalizzeremo sulla HP cronica per capire
un attimo se ci possono essere delle interferenze, delle difficoltà diagnostiche con la fibrosi polmonare idiopatica. Qui vedete diversi antigeni eziologici causativi. Quello più importante per le polmoniti delle passività croniche sono gli antigeni aviari, sia che essi siano direttamente inalati in ambienti dove ci sono i volatili vivi, ma bisogna stare molto attenti anche dove ci sono piume, come possono essere le piume da letto e tutto quello che può essere tipo divani o cose di questo tipo che possano causare l'inalazione di antigeni derivati da una proteina dei volatili. Poi abbiamo una grande quantità di antigeni microbici, in genere sono tutte muffe, termoctinomiceti, che crescono benissimo dove c'è umidità e dove c'è liquido. E poi abbiamo una piccola parte anche di sostanze chimiche, in particolare gli isocianati, che vengono usati nell'industria della pittura e nell'industria della plastica, e la loro inalazione, se non vi è una particolare protezione per l'operatore, può causare anch'essa queste manifestazioni. Questi sono dati di medicina occupazionale inglese che ci dimostrano come negli ultimi 20 anni molte forme di polmonite di velocità cronica siano rimaste stabili, invece si è aumentata notevolmente, probabilmente perché la si conosce meglio, quella da inalazione di fluidi nell'ambiente dei metalmeccanici. Non si era mai ipotizzato che uno potesse sviluppare una polmonite da ipersensibilità nell'industria metalmeccanica. Viceversa, in tutti i posti dove ci sono o vasche di raffreddamento delle fusioni, o utilizzo di liquidi refrigeranti o di oli che vengono riciclati durante le lavorazioni, si è visto che possono crescere numerosi termoctinomiceti e quindi essere anch'essi causativi di questa malattia. Gli agenti causali, professionali o ambientali sono più di 300, al momento conosciuti, ma molti altri probabilmente non li conosciamo. A differenza delle forme acute, nelle forme croniche si tratta di piccole esposizioni frequentemente ripetute. L'esempio classico è quello dell'allevatore di piccioni che una volta al giorno per un'oretta va in piccionaia e quindi si espone a questa inalazione antigenica. L'anamnesi espositiva è fondamentale, vedremo, per arrivare alla diagnosi, forse il punto più importante. E questo, nonostante questo, purtroppo numerosi lavori hanno dimostrato che nel 50-60% dei pazienti non si riesce con l'anamnesi a trovare l'agente causale. Questo probabilmente è il problema più grosso di questa malattia. È per questo che quando si fa un'anamnesi bisogna avere una mente indagatoria. Questa tabella è ripresa dal white paper della Leisner Society relativamente alla fibrosi polmonare idiopatica e dice che bisogna indagare sugli aspetti occupazionali, ambientali, farmacologici o anche altre attività tipo hobbistica per capire con precisione a che tipo di esposizione ha sottoposto il paziente, per quanto tempo era esposto e l'intensità dell'esposizione. Tutte queste sono variabili molto importanti che possono cambiare il presentarsi della malattia, che a volte si presenta solo dopo pochi mesi dall'inizio dell'inalazione, a volte si presenta dopo anni dall'inizio dell'esposizione. Il quadro clinico è del tutto specifico, è chiaramente insidioso essendo una forma cronica, nell'anamnesi non si rilevano episodi acuti e recidivanti nel tempo, ma il paziente esordisce direttamente con dispnea da sforzo, tosse secca, e spesso ci sono questi sintomi sistemici come l'affaticamento, il calo ponderale, che a volte possono far sospettare anche sottostanti patologie tumorali, perché spesso sono pazienti che hanno un aspetto sofferente, quindi è un aspetto da tenere presente. L'obiettività, i ben noti rantoli crepitanti, tipici delle malattie fibrosanti, talora ipocratismo genitale, tanto quanto nella fibrosi polmonare idiopatica, ecco, questi lavori, questi rumori, gli squatch, sono rumori di apertura bronchiolari e sono abbastanza tipici di questa malattia. Quindi ascoltare rumori di questo tipo, che sono quelli che in genere, per farvi capire, si ascoltano durante le bronchioliti, da micoplasma o da virus, ecco, questi rumori possono essere un segnale clinico orientativo, certamente non diagnostico, verso queste patologie. Il laboratorio. Questi pazienti possono avere un aumento delle gamma globuline a banda larga, questo perché loro producono regolarmente anticorpi contro l'antigene causale, questo chiaramente va a crescere la quantità di gamma globuline globale. E possono avere anche degli anticorpi precipitanti, quindi vuol dire della classe IgG o IgM, verso l'antigene in questione.
dal punto di vista funzionale niente di particolare in questo gruppo di malattie, sindrome restrittiva che può essere più o meno grave, talora mista, questi pazienti possono avere anche un piccolo grado di ostruzione, in effetti vedremo che a livello istopatologico i bronchioli sono quasi sempre interessati, e il noto deficit della diffusione, che è il primo parametro funzionale che si altera in qualsivoglia malattia interstiziale diffusa. La ricerca delle precipitine del sangue purtroppo non è una metodica standardizzata, possiamo ricercare solo un numero molto limitato di antigeni e questo è un fattore limitativo molto importante. Va tenuto presente che il trovare le precipitine nel sangue è un segno di esposizione ma non di malattia, questo vuol dire che ci sono soggetti esposti che producono anticorpi contro l'antigeno in questione ma che non hanno la malattia, e va detto anche viceversa che ci sono soggetti ammalati in maniera cronica e che magari hanno smesso di lavorare che non hanno più le precipitine nel sangue, quindi è un test poco sensibile e poco specifico. Serve solo quando non si ha nessuna idea di un'esposizione e magari la precipitina ti segnala che il paziente era esposto senza saperlo. Quindi questo è l'unico vantaggio che può dare la positività di un anticorpo precipitante, questo. E proprio in un recente lavoro Federica De Giacomi, che lavora nella nostra istituzione, ha dimostrato che la sensibilità e la specificità delle precipitine non è assolutamente importante e che quindi non è un esame fondamentale da mettere nel workup di questi pazienti. L'attacco ad alta risoluzione, sapete, ha cambiato il mondo della diagnostica delle malattie interstiziali. In questa patologia ha degli aspetti piuttosto caratteristici. Vediamoli in sequenza: fibrosi a chiazze, cioè vediamo zone gravemente alterate fibrotiche e zone che non sono gravemente alterate. Vediamo che questa fibrosi può essere sia per il bronco basale, cioè piuttosto centrale, ma può essere anche subpleurica, mantellare, periferica e avere anche dei veri e propri aspetti simil WIP. E vedete che a seconda delle casistiche vi sono anche casistiche che hanno percentuali di quasi 70% con la presenza di ionic coming. E di qui cominciate a capire perché stiamo cercando di capire se tra le due patologie, HP cronica e fibrosi polmonare idiopatica, ci può essere un overlap o qualcosa di che non riusciamo a capire con precisione, proprio perché le lesioni fibrotiche delle fasi avanzate possono essere molto simili. Un dato però importante nelle polmonite ipersensibilità è che le lesioni, sia fibrosanti che di altro tipo, tendono a essere prevalenti ai lobi superiori, cosa nettamente diversa dalla fibrosi polmonare idiopatica, dove sapete bene che la prevalenza è alle basi. In alcuni pazienti si può avere una superimposta forma acuta. Le forme acute abbiamo detto a vetro smerigliato. In questo caso vedete che ci sono zone a vetro smerigliato che possono segnalare che il paziente ha avuto recente esposizione. Attenuazione mosaico, l'alternanza di zone nere e zone normali, sta a significare che le zone nere, soprattutto evidenziabili anche in espirio, sono zone di intrappolamento aereo. Quindi anche questo è un aspetto importante. Ultimo dato, la presenza di enfisema. E quello che è curioso è che questo enfisema può essere presente anche in soggetti non fumatori. Soprattutto nei pazienti che hanno forme croniche acquisite in ambiente agricolo, può notarsi la presenza di enfisema, vuoi centrolobulare, vuoi parasettale, anche significativo in soggetti che non hanno mai fumato. Quindi caratteristiche che in mano di un cardiologo esperto in genere hanno una specificità piuttosto alta. Qui vedete un altro paziente, anche in questo caso vedete fibrosi ai lobi superiori che nel mantello periferico sono bronchiolettasi di attrazione, ma in alcuni punti verrebbe da dire nei campi, reticolazione mantellare periferica. Andiamo nei campi medi, la fibrosi si riduce e vedete che compare l'enfisema. Quindi un enfisema anche curioso, che normalmente dovrebbe prevalere ai campi superiori, in questo caso vedete è presente nei campi medi e andando alle basi, qualcosa di fibrosi, un po' di mosaicismo e quindi i quadri, vedete, possono non essere sempre così chiari come abbiamo visto nel caso precedente, possono anche creare veramente dei dubbi interpretativi. Ultimo paziente dove il quadro reticolare è presente, vedete che si estende anche nelle zone medio-basali,
con distorsione fibrotica, qui c'è tanto mosaicismo, quindi tanto intrappolamento aereo, e quindi un quadro che sicuramente un radiologo esperto tende a pensare possa essere una polmonite delle persistenza cronica. Dal punto di vista anatomia patologica, qui vedete delle biopsie chirurgiche di questi pazienti, quindi quadri molto chiari, che ci dicono che questi pazienti spesso hanno infiltrati infiammatori, li vedete rappresentati qui e qui, e sono in genere centro-lobulari, cioè vicino ai bronchi, che ci segnalano che la patologia probabilmente è l'inalazione, perché il primo danno avviene nei bronchi. E poi troviamo fibrosi. Questa fibrosi ha talora questa caratteristica abbastanza specifica di essere a ponte tra un centro lobulo e l'altro, e quindi creando questi gettoni di fibrosi che vanno a collegare le singole zone centrolobulari. Bronchiometaplasia peribronchiolare, la vedete qui, e questo è il segnale insieme alla flogosi centrolobulare che ci segnala che è una patologia da inalazione, e o nei cambing, come abbiamo visto anche sull'attack, lo vedete qui rappresentato, in questo caso non è cambio, non mantellare, ma più vicino al centro lobulo, e quindi un'alterazione che può farvi definire il quadro come un pattern whip, perché è presente nei cambi, eterogeneità temporale, e sono presenti anche dei foci fibroblastici, anche se in questa patologia viene detto che sono molto meno rappresentati rispetto alla fibrosi polmonare idiopatica. Infine, un aspetto che può da solo essere diagnostico, la presenza di granulomi centrati sulle vie aeree. Voi vedete questo pezzo bioptico dove c'è fibrosi, dove c'è infiltrato infiammatorio, e in questa zona che noi andiamo a delimitare e andiamo a ingrandire, troviamo un granuloma cosiddetto malformato, malformato perché vedete le cellule giganti, le cellule epitelioidi non sono messe al centro del granuloma con un ballo periferico linfocitario, come si osserva per esempio nella sarcoidosi, ma sono frammiste. Gli linfociti sono sia al centro che in periferia, le cellule epitelioidi sono sia al centro che nella periferia. Quindi questi sono degli aspetti che nell'ambito di una malattia fibrosante, se trovati ovviamente in numero significativo, possono essere fortemente diagnostici a favore della polmonite e dell'ipersensibilità cronica. Qui ne vedete un altro, qui siamo veramente in un centro lobulo, vedete il granuloma con le cellule giganti, linfociti frammisti, quindi un granuloma mal arrangiato, come si dice, proprio di questa malattia in un paziente che sta già fibrosando e probabilmente si cominciano a osservare anche dei foci fibroblastici per l'evoluzione fibrotica che avrà col passare del tempo. Questa è una tabellina che vi ho fatto io, riassumendo i dati di tre casistiche vecchie anatomopatologiche, ma molto belle, molto ben studiate, che ci danno questo significato, che alcuni pazienti, quasi il 50%, possono avere un aspetto whip-like, e di qui il motivo di questa lettura di oggi. Alcuni pazienti possono avere un aspetto di NSIP fibrosante, 35%, e solo una piccola parte possono avere un aspetto di INSIP cellulata. Quindi vedete che il pattern predominante quando noi andiamo a biopsiare questi pazienti è un pattern whip-like. E solo purtroppo nel 28% dei pazienti vengono trovati granulomi. Quindi capite che voi potete avere un pattern whip-like, ma in alcuni pazienti non avrete la presenza di granulomi. E questo creerà dei problemi diagnostici all'anatomopatologo per suggerirvi la potenziale diagnosi. Come si fa a fare la diagnosi? È una cosa veramente difficile. E proprio nel 2017 e nel 2018 sono uscite queste tre bellissime review per cercare di dare una risposta a come diagnosticare questa malattia. Vedete che gli autori sono autori di assoluto valore, Ragu, Martinez, Flaherty, Walsh e così via, e Collab, che quindi hanno cercato di dare un indirizzo di come diagnosticare questa malattia. E già il fatto che nel giro di quasi sei mesi siano usciti tre articoli che cercassero di chiarire questa cosa, vi dice la difficoltà di questa diagnosi. In effetti, quando noi andiamo dentro l'articolo, questo è il primo articolo, quello del gruppo di Ragu, capite bene che muoversi in questa quantità di percorsi diagnostici
dove arriveremo ad avere una forma confident, una forma probable, una forma possible, una forma non probabile di HP, è veramente difficile. Io chiaramente non entro in questo ambito, vi dico solo che gli autori focalizzano molto come i dati principali siano l'anamnesi espositiva, l'attack, il lavaggio broncoalveolare, che poi vedremo, ed eventualmente alla fine l'istopatologia. Il secondo articolo, che era proprio nello stesso fascicolo, fa un percorso similare, anche lui vedete HP less likely, HP possible, HP likely. Considerando sempre quegli aspetti che vi ho detto prima, sia clinici che strumentali, per cercare di riuscire ad arrivare a un'analisi di precisione. Ma capite bene che è un percorso non alla portata di tutti e che spesso può avere degli intoppi. Quest'ultimo, che è il terzo lavoro uscito nel 2018, è un lavoro fatto con la metodologia Delphi, cioè 45 esperti ricevevano delle possibili percorsi diagnostici e davano il loro parere su metodiche, su cut-off di esami per far capire quale poteva essere alla fine, quando tutti avevano dato un consenso finale, il percorso. E si parte sempre dal fatto di avere un'esposizione, e chiaramente se c'è il percorso è più facile, se non c'è l'esposizione chiara il percorso è più difficile, e sempre tornano fuori l'attack, il lavaggio broncoalveolare e alla fine anche le biopsie polmonari chirurgiche. Tant'è che vengono dette che quando non c'è l'anamnesi positiva per l'esposizione, anche in presenza di una biopsia dovreste diffidare del fatto che sia una HP cronica. Questo per dirvi che difficoltà ha questa patologia. I criteri diagnostici che usano questi colleghi per darci dei consigli: l'esposizione, molto importante, vi ho detto prima che è molto importante, però sappiamo che nel 50-60% dei pazienti l'anamnesi non è indicativa, e questo su lavori molto importanti fatti da grossi gruppi di ricerca. Abbiamo visto che le precipitine servono pochissimo. Qualcuno ha proposto un challenge inalatorio con la pericolosità che può avere un esame di questo tipo, non standardizzato ovviamente, e qualcun altro sta proponendo un test di proliferazione degli linfociti periferici, cioè dei linfociti e dei lavaggi, in presenza dell'antigene in questione. E anche questo è un test non ancora codificato che possa essere utilizzato clinicamente. Quindi come criteri diagnostici di tipo clinico veramente abbiamo poco in mano in questo momento. L'attacco ad alta risoluzione, abbiamo visto che in alcuni casi può essere veramente molto significativa, molto probante, e la sua accuratezza può essere in mani esperte, ovviamente, molto alta, quasi del 92%, ma la sensibilità di questi quadri così patognomonici, come vedete, è intorno al 50%. Quindi vuol dire che un caso su due il radiologo non vi potrà essere di grande aiuto, orientarvi sicuramente verso una polmonite da sensibilità. Anche in questo caso questo criterio diagnostico sicuramente non è probante. Il lavaggio broncoalveolare, che tutti i lavori precedenti hanno messo come esame fondamentale per la diagnostica di questa malattia. Io da sempre sono stato un assertore del lavaggio broncoalveolare, non sono d'accordo che possa essere molto utile in questa patologia. Perché? Perché se andiamo a leggere i lavori in letteratura troviamo una dispersione della presenza dei linfociti. Questa patologia tipicamente ha un aumento degli linfociti nel lavaggio broncoalveolare. Vedete che la dispersione dei dati è veramente molto importante. L'85% sembra avere di tutti i lavori riportati almeno il 20%, ma attenzione, ci sono dei pazienti, soprattutto quelli più avanzati che hanno il parter WIP, che non hanno la linfocitosi nel lavaggio. E sono proprio quei pazienti dove noi servirebbe sapere questo. Quindi anche questo lavaggio broncoalveolare, che manca di un cut-off, nessuno ha dato un cut-off preciso, c'è chi dice 30, c'è chi dice 40, addirittura chi dice 50. Ha una sensibilità e una specificità molto basse, per cui anche per il lavaggio dobbiamo dare un giudizio negativo sul suo utilizzo a livello diagnostico. La biopsia, che sembrerebbe l'ottimo, faccio una biopsia e quindi sono a posto. Sappiamo che sono state proposte anche l'utilizzo di biopsie, le criobiopsie, oppure la biopsia chirurgica. Questa è una review recente che ci dice il potere diagnostico in contesti clinici molto sicuri della biopsia. Vedete la transborchiale classica 64%, 84% con la crio 91% con la biopsia di tipo chirurgico.
E quindi la crio sembra essere una metodica abbastanza idonea, ma sappiamo bene che della crio ci sono ancora molti dubbi sugli effetti collaterali, sulla sua sicurezza, ma soprattutto anche sulla metodologia da utilizzare. Vengono usate sonde di diverso tipo, metodologie diverse, chi usa il palloncino Fogarty, chi usa il rigido, chi usa il tubo endoscopico, da intubazione. È sicuramente una metodica che probabilmente avrà futuro, ma al momento viene riservata solo a pochissimi centri molto esperti. E anche questa patologia, secondo me, può avere dei grossi bias, essendo una biopsia parcellare, soprattutto sapendo che anche la biopsia chirurgica a volte non è di tipo diagnostico. Quindi per la biopsia noi sappiamo che la metà dei pazienti ha un pattern WIP totalmente specifico e che i granulomi sono presenti solo in un quarto dei pazienti. Quindi anche con una crio ci vuole molta fortuna a poter trovare la presenza di granulomi o di focalità linfocitaria molto importante. Quindi anche la biopsia in sé, purtroppo, non è un esame diagnostico. Quindi questi autori, su questi bellissimi lavori, ci hanno detto che non è facile fare la diagnosi di polmonitidosità cronica. E infatti le loro frasi terminali dice che sì, bisognerà studiare molto. Tutti si aspettano che possano uscire delle linee guida internazionali su cosa fare, ma al momento penso che siamo ancora molto lontano da poter dare dei punti fermi sulla diagnostica di queste malattie, o perlomeno queste sono le conclusioni di questi grossi autori. Ma questo l'avevamo già capito. Questo è un lavoro di autori importanti che avevano fatto nel 2011, o perlomeno in accordo con le linee guida del 2011, diagnosi di IPF in 46 pazienti. Ebbene, 20 di questi pazienti sono stati, tutte le biopsie sono state revisionate, tutti gli aspetti clinici, 20 di questi sono stati riclassificati come polmonite da ipersensibilità cronica, quindi il 43% che era stato diagnosticato come IPF precedentemente veniva poi riclassificato come HP cronica, e questo in centro molto esperto. L'antigene poi espositivo più importante era stato un'esposizione ad antigeni aviari occulti, in particolare per il materiale dal letto. Quindi questo lavoro ci dice che si sbaglia molto facilmente. E anche la discussione multidisciplinare, che noi ormai tutti consideriamo il gold standard per la diagnostica delle malattie interstiziali, se è vero che è molto efficace, questo è un raffronto tra diversi gruppi multidisciplinari nel mondo su casistiche selezionate e proposte a tutti i singoli centri allo stesso modo, vedete che l'agreement tra i vari centri per l'IPF è molto importante, per le malattie interstiziali associate al connettivo è molto importante, è più bassa per la polmonite interstiziale non specifica ed è veramente orribile l'agreement sulle polmonite di ipersensibilità. Quindi anche questo dato ci conferma che la diagnostica di questi pazienti è molto difficile differenziare una HP cronica da una fibrosi polmonare idiopatica. Perché? La diagnosi differenziale abbiamo detto che è con la fibrosi polmonare idiopatica, ma è anche quella polmonite interstiziale non specifica, con le connettiviti che hanno interessamento interstiziale, e molti di questi fumano, quindi c'è anche il danno fibrotico da fumo, noi focalizzeremo bene la diagnostica differenziale verso la fibrosi polmonare idiopatica, perché è quella che è lo scopo del nostro lavoro quotidiano. E sappiamo bene che la fibrosi polmonare idiopatica al momento è una terapia, per il momento le HP croniche vengono trattate con steroidi immunosoppressori, speriamo che a breve, alla luce del lavoro in build, possano essere disponibili molecole antifibrosanti anche per questi pazienti, per cui cercherò di focalizzare la diagnosi differenziale tra queste due patologie. Dal punto di vista clinico, i pazienti con HP cronica sono leggermente più giovani dei pazienti con IPF, non hanno una prevalenza maschile come nell'IPF, sono meno fumatori rispetto al tabagismo, le prove funzionali talora dimostrano una procostruzione, i sintomi sono uguali, salvo gli squelci inspiratori che sono tipici di questa malattia, e poi abbiamo detto che il lavaggio può aiutarci a differenziare perché possono esserci più linfociti. Però vedete, sono linfociti neutrofili e eosinofili e a volte il linfocito non c'è. Quindi degli aspetti clinici ci sono, ma sappiamo che la loro prevalenza è veramente molto bassa, la loro sensibilità, scusate, è veramente molto bassa. Gli aspetti radiologici abbiamo visto prima che ci sono degli aspetti che differenziano la HP cronica prevale agli apici, la fibrosi a volte centrolobulare non solo sottopleurica come nell'IPF,
tutti e due hanno reticolazioni, blocchi del desiderio e attrazioni, l'onecambing è prevalente nell'IPF, ma è presente anche nella KP cronica. Ecco, la KP cronica può avere più vetro smerigliato rispetto alla KP cronica e può avere più intrappolamento aereo, o perlomeno questo lo pensavano fino a poco tempo fa. Questo recentissimo lavoro del 2019 ci dice che il mosaicismo da air trapping è frequente nell'IPS e arriva addirittura al 50% dei pazienti. Quindi quello che noi pensavamo fosse un dato abbastanza differenziativo, quello che era l'intrappolamento aereo, a questo punto ci viene a cadere anche questo aspetto radiologico, rimane invece molto importante quello che viene chiamato HC-sign, cioè l'alternanza tra zone nere, air trapping, zone grigie, vetro smerigliato, zone bianche, fibrotiche. Quindi questo triplice aspetto che va a creare quello che viene chiamato l'aspetto come di una coppa affettata, sembra essere molto specifico, però vedete bene che la sensibilità è bassa. Cioè ci sono dei parametri referenziativi, però la sensibilità è così bassa che probabilmente non ci permettono mai di avere in mano tutto quello che ci serve per differenziare con precisione queste due patologie. Gli aspetti istologici, conosciamo bene quelli dell'IPF, eterogeneità spaziale e temporale, micro necambing, foci fibroblastici numerosi. Nella fibrosi d'HP possiamo avere lo stesso impatto a WIP, però ci sono questi ponti di fibrosi centrolobulare e in un quarto dei pazienti possiamo avere anche i granulomi. In genere ci sono meno foci fibroblastici. Però capite bene che a volte è molto difficile, soprattutto su biopsie piccole, cercare di differenziare questi aspetti. A questo punto vi parlo dell'overlap. Vi ho fatto vedere come la diagnostica differenziale è difficile, adesso vi faccio vedere degli aspetti che collegano le due patologie in modo molto importante e che ci fanno pensare o ci faranno proporre alla fine un'ipotesi comune tra le due patologie. Innanzitutto una simile predisposizione genica. L'espressione del MUC5B, che noi sappiamo essere aumentata nella fibrosi polmonare idiopatica, sia sporadica che familiare, e l'espressione di telomeri corti, che noi sappiamo essere aumentata sia nella fibrosi polmonare idiopatica, la sporadica, e nelle fibrosi familiari, ecco, sono aumentate anche nella KP cronica. E questa loro espressione comporta una evoluzione peggiore rispetto a chi non esprime questa mutazione genetica. Quindi è una caratteristica che le accomuna all'IPF. L'andamento clinico. La sopravvivenza media delle forme fibrosanti è di 36-50 mesi, quindi più o meno simile a quella dell'IPF. Guardate questa vecchia casistica del 2005, dove i pazienti che avevano un pattern WIP all'anatomia patologica, a distanza di 3 anni la metà erano morti. Quindi un'evoluzione simile al IPF anche per l'HP cronica. Un dato che ci fa vedere come l'HP cronica vada peggio è anche quando noi non abbiamo la fonte espositiva conosciuta. La linea tratteggiata su una HP cronica di cui non è conosciuta la fonte espositiva, questa è quella di cui è conosciuta la fonte espositiva. E vedete bene che l'evolutività di questa forma di HP cronica diagnosticata come si deve, però dove non è stato trovato l'antigene responsabile, ha più o meno una mortalità del tutto simile a quella della fibrosi polmonare idiopatica. Quindi anche in questo caso overlap clinico molto importante. Questo è uno studio che è andato a studiare la qualità della vita dei pazienti con fibrosi polmonare, sono le righe grigio scure, rispetto alla HP cronica, le righe grigio chiare. Quanto più è corta la riga, tanto più la qualità di vita è peggiore. Voi vedete che la qualità di vita è simile, se non peggiore, nelle HP croniche. Quindi l'andamento clinico di questi pazienti con la HP cronica è aggravativo, tanto quanto quella che conosciamo molto bene della fibrosi polmonare idiopatica. E poi abbiamo dei fattori prognostici, anche in questo caso negativi, qui ve li ho riassunti in una tabella, ma ve li faccio vedere solo qualcuno, perché chiaramente andremo troppo lunghi. La caduta del 10% nei pazienti di FVC a distanza di 6 mesi, nei pazienti con polmonite di età cronica,
è un fattore che determina una prognosi nettamente peggiore rispetto a chi non ha più del 10%, e questo è un dato che voi sapete è tipico della fibrosi polmonare idiopatica. Quindi anche in questo caso, questo parametro funzionale così semplice da rilevare ci avvisa che questi pazienti si comporteranno in una maniera gravativa tale quale quello della fibrosi polmonare idiopatica. Si è visto che nei pazienti con HP cronica l'estensione delle bronchiettasie da trazione, l'estensione del neck cambing, i segni di ipertensione polmonari e il pulmonary vessel volume stimato con la metodologia Caliper correlano con una prognosi negativa. Nella fibrosi polmonare idiopatica è la stessa cosa. Tutti questi parametri, anch'essi nella fibrosi polmonare idiopatica, correlano con una prognosi negativa. Quindi abbiamo overlap anche con dei fattori prognostici negativi radiologici. Sempre radiologici, si è visto che i pazienti con HP che avevano l'anei cambi hanno una progressività tanto quanto l'IPF con anei cambi. Questa è una casistica, vedete, del tutto recente, di autori importantissimi. E vedete come l'andamento di una HP cronica con non è cambi è del tutto identico a quella di una fibrosi polmonare con non è cambi. Quindi anche in questo caso un fattore radiologico di progressione o di negatività molto significativo, molto importante. Istopatologia. Quanti più foci fibroblastici ci sono sulla biopsia della HP cronica e tanto più pattern width c'è, tanto peggio entra il paziente. Anche questi due dati, voi lo sapete benissimo, nella fibrosi polmonare idiopatica sono predittivi di evoluzione negativa. Quindi un'altra similarità anche a livello dell'anatomia patologica di questi pazienti. Anche questo è un lavoro, vedete, piuttosto recente sull'anatomia patologica di questi pazienti e anche in questo caso si è visto che chi aveva il pattern WIP rispetto al pattern NSIP andava molto peggio e avevano un'evolutività del tutto simile a quella della fibrosi polmonare idiopatica e con quindi un aspetto di mortalità ai 3-5 anni di circa 50%, quindi un ulteriore fattore che crea un dubbio sul fatto che queste due patologie siano diverse o se siano uguali. Se andiamo a vedere le comorbidità che possono colpire la HP cronica, cancro dei polmoni, ipertensione polmonare hanno la stessa frequenza di quello che osserviamo nella fibrosi polmonare idiopatica. Chiaramente è un dato indiretto diverso, però praticamente il 10% dell'IPF al primo anno fa cancro del polmone, il 10% delle polmonitisità cronica nel primo anno fa cancro del polmone. E questo, anche questo mi sembra una cosa che le accomuni molto e che crea un'incertezza se siano veramente due patologie differenti o se siano la stessa patologia. Tutto questo cosa ha portato? Ha portato a fare delle ipotesi, ovviamente non c'è niente di chiaro e di certo. Però noi sappiamo che le fibrosi nel polmone sono legate a un fattore di suscettibilità genetica, che sono legate all'invecchiamento, tutte le patologie fibrosanti del polmone sono in genere dell'adulto in età anziana, dopo la sesta decade di vita. Sappiamo che bene o male ci sono dei fattori di microingiuria cronica, c'è chi dice l'inalazione del succo gastrico, c'è chi dice il fumo di sigaretta, c'è chi dice l'inquinamento ambientale. Sta di fatto che ci sono delle caratteristiche comuni tra tutte le malattie fibrosanti. A questo punto, in base a quello che abbiamo detto, verrebbe da dire che l'IPF è una fibrosi polmonare dove non conosciamo il trigger, che l'HP cronica è una fibrosi polmonare dove però noi conosciamo che c'è un trigger, che vuoi che sia professionale o non professionale, e possiamo anche dire che nelle connettiviti dove l'intervento polmonare è fibrosante, il trigger potrebbe essere la presenza degli autoanticorpi. Questa è un'ipotesi ovviamente, però è una cosa molto intrigante perché tutte quelle similarità che vi ho fatto vedere lo fanno pensare. È chiaro che se a breve, come si suppone, avremo molecole antifibrosanti da usare anche nei pazienti con HP cronica, questo sarà un grande vantaggio per questi pazienti perché potremo rallentare la loro evoluzione. Ringrazio tutti per l'attenzione. Arrivederci.